story. Allora, haul di tutti i regali che ho ricevuto a Natale, io e Lara. Questo video purtroppo è un pochino di fretta, nel senso, non è che di fretta perché ho qualcosa da fare, ma di fretta perché devo uscire. Infatti questo video è praticamente live. Dico anche che ore sono, si cade. Taglierò il meno possibile. Sono le 18:55. Guardate, aspettate che mette a fuoco. Eccolo, e vedete anche il giorno. E quindi lo sto facendo tipo di frettissima. Io ero tutta contenta, no? Ho registrato il videoblog del, come si chiama, di Capodanno. E stavo tutta contenta, no? Ah, c'ho quello. Sì, ok, ma non l'ho montato, quindi sta qua sopra, sta bene lì. E quindi lo vedrete, sì, ma lo vedrete magari martedì, perché adesso ricomincio normale. Quindi adesso lo vedete martedì, il video del come si chiama. E faccio questo, che devo ancora montare il vlog. E invece oggi vedete questo, che è un po' più sciallo, che ho 5 minuti, insomma, liberi. Perché in realtà sono uscita bella, carina, tutta carina. Sono orientata mo. E ho letto, anzi, ho letto una di voi che mi ha scritto. No, che mi ha fatto: ah, non vedo l'ora di vedere il video di oggi. Ho detto: perché? E poi me ne sono ricordata. E se mi sentite questa voce che fa pena, lo so, e vedete che ho tutto il naso rosso e screpolato, è perché sto con il raffreddore. Io odio stare con il raffreddore, ma sto sempre con il raffreddore, quindi scusate questo, ma sì. Solo che, con la premessa, altra, non sono tutti, perché alcuni stanno a lavaggio. Scusate, altri li avete visti, quindi ok. Primo, infatti, che avete già visto è il regalo che l'avete visto nel vlog sia di Natale che della Vigilia. È il regalo di mamma e papà, che se non sapete di che cosa sto parlando andate a vederlo. Proprio vai a vederlo. Vabbè, stiamo in famiglia ormai. Poi, l'altro è il completino che ho messo a Lara l'altro giorno, appunto, sempre nel vlog di Natale. La maglietta mia del vlog di Natale, che è uguale a questa, che vi voglio far vedere, sempre di The Zenis, che è questa maglietta molto molto larga, è larghissima, se ne va fuori il fuoco, che è tipo iper normale, super iper normale, cioè tipo lo scollo così, non so come farvelo capire. Vabbè, se volete capire com'è, comunque è uguale a quella che avevo appunto nel video di Natale, che quella è viola, che me l'aveva regalata mia zia, e invece questa è nera, che me l'ha scoprata io. Poi, regalo da mamma, jeggings, diciamo, sono questi, e sono normali, con delle tasche di dietro, sono fatti così, insomma, normali, hanno questa stoffa. Io uso solo leggings o jeggings, perché io odio i pantaloni, li ho sempre odiati, quindi non li uso mai, o se no vestitini. Poi, un regalo troppo troppo bello, che mi ha fatto mia zia Daniela, che, cioè, è troppo bello, sta dentro questa scatola, aspettate. Cioè, mi è arrivata questa scatola, questa è di Lara, chiaramente, faccio un po' i miei e un po' di Lara. Questa è una scatola di Kalou, bellissima, cioè, guardate che meraviglia. E poi la apri, e dentro c'era questo orsetto troppo simpatico, troppo bello, questo amore di coniglietto, carino, con la scritta K, e questo qui, questo orsettino troppo bello, sono stupendi questi. E chiaramente tutto era avvolto da questo meraviglioso fiocco che ci aveva fatto comunque, infatti ve lo sto conservando perché è troppo bello, grazie zia. Questa è zia Daniela. Un mio autoregalo, allora, moraliste, ciao, mio autoregalo, un reggiseno, sempre da The Zenis, troppo troppo bello, mi piaceva da morire, mi va un po' piccolo, un pochino piccolo, perché qui la coppa è a balcone, quindi non è che regga tanto, cioè non è che regge, è che qui mi si vede un pochino di seno, perché il mio è un po' più grosso, però vabbè, perché questa è una, mi sa che ho preso la quarta. E vabbè, fa niente, comunque è bello, molto bello, con mutandine carine abbinate, che sono queste qui, fatte così e dietro così, molto carine, mi piacciono davvero tanto. Vabbè, non vi scandalizzate, insomma, è intimo, cioè voglio dire, è solo intimo, non ve lo sto manco facendo vedere indossato e non lo farei mai, ma non perché mi vergogno, ma perché... diciamo che certe parti le devono vedere solo i partner. Mamma e papà, scarponi super
morbidissime e velucciose che ho tenuto il cartellino per voi perché contavo di fare questo video. Poi questo che è un pigiama, a mucca, tipo, no, con il leopardato. Cioè passo da quell'intimo a questo pigiama, povero Valentino. Questo coso che non si sta mai zitto. Aspettate, questo non c'entra. Lara che ci gioca, gli infila roba. Sì, amore, sì. Muori. Dai, zittate. Ciao ciao. E questo, questo qui, che è un dolce orsettino, che mi sembra quello che ho visto il un video di Favijay che giocava ad un gioco horror, mi sembra questo. No, scherzo, l'ha fatto un'amica di mamma a Lara ed è tanto carino. Poi Lara lo ama, lo adora. Quindi è chicco, sì, chicco. Molto, molto carino. Poi, invece, la mia dolce dolce nonnina, la bisnonna, ha fatto un regalino che... Allora, dico la verità, nonna mi ha fatto scegliere a me il regalo. L'abbiamo preso da Amazon e mi ha dato chiaramente il costo che voleva e io l'ho scelto. Lei dice che non le piace. Ora, io lo adoro. Lei dice perché è troppo piccolo, perché lei voleva fargli un regalone a Lara. Però a parte che questo costa, quindi non è un regalino così, è da collezione, che però Lara già lo sta distruggendo. Ma è adorabile, cioè è troppo bello. E secondo nonna però è piccolino. Però io mo lo gli dico qua, Lara se fosse stato troppo grande non avrebbe potuto giocarci. Invece questo fa così e ci si addormenta ed è troppo tenero, bellissimo. Cioè davvero è troppo bello, troppo troppo bello. Quindi nonna, lascia fa. Poi regalo da parte degli zii. Zia Elisa gli ha fatto questo che non premo perché sennò inizia e non la smette più. È un dolce pandino, sia in lingua italiana che in inglese, ed è davvero carino. Poi sempre zia Elisa, la mamma delle due pisolette che saluto sempre, le mie cuginette, che nel vlog vedevate che mi venivano appresso, mi ha regalato questa meravigliosa magliettina, sapete, di Zenith, che io uso, che anche questo ho scelto io, però vabbè. Che sono queste magliettine così, quella che mi dite sempre, vai tutta scollata, sti cavoli. A me piacciono, sto comoda, poi per adattare sono un bijou. E quindi questa, anche in rosso e con un giacchino sopra, nero. Ho comprato io quello. Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo, aiuto. Non lo so, non mi sto ricordando. Scusa zii, non mi ricordo. Oddio, beh, perché sono passati pure dei giorni da Natale. Io già l'ho utilizzata e strausata. Questa l'ho lasciata con l'etichetta per voi, perché io aspettavo di metterla per voi. Quindi, per dirvi anche che, cioè, della serie me l'hanno regalata. Però non c'è il prezzo, quindi non mi ricordo. Poi, nonna Gigella invece a me, aspettate che... Ah, Valentino gli ha dato direttamente i dindini addosso. Ah, chiaramente i regali di Valentino non ve li sto facendo vedere più di tanto perché sono cose da maschietto. Allora, questa, che era una borsetta Kiko e che dentro adesso è vuoto perché l'ho usato adesso praticamente. Infatti questa è live, sono appena tornata da Kiko e appunto mi sono presa delle cose da Kiko. Ah, prima di farvi vedere questo, vi faccio vedere anche il regalo di mamma e papà per me, che è la Smashbox, bellissima, veramente bella, full expression, che è questa, che come vedete è già utilizzatissima. Guarda, questa sei tu, ciao, con la luce sopra, ciao. E bellissima, bellissima, davvero bella, bella, bella. E con cui mi vedete fare praticamente tutti i trucchi, anche questo è fatto con la Smashbox. Bella, 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 mi piace da morire. Non ho ancora utilizzato tutti i trucchi, perché chiaramente non mi trucco così tanto ogni giorno, però sì, piano piano li proverò tutti, ma comunque so, troppo belli, sono stupendi. E non so adesso quanto l'hanno pagato. Le cose che ho preso da Kiko, sto andando velocissima ragazze perché altrimenti non ce la facciamo a finire. Allora, mi serviva una matita per le sopracciglia perché come vedete io ho quest'ultima parte che c'è, perché c'è, lo vedete pure, ecco, vedete, questa parte esiste, c'è, però purtroppo non si vede. E allora che devo fare? Devo andarmela a ripassare, soprattutto in video ho notato che questa parte non mi si vede più di tanto. E quindi che faccio? Tranne adesso che ho la luce molto più scura, perché altrimenti non mi si vede bene. Sì, che poi ho sti capelli che sono super ipergonfi perché gli ho passato una piastrata tipo no veloce di più e quindi sembrano tutti ondulati brutti, però vabbè, lasciate stare, fate finta di niente. E insomma, ho comprato questa oggi, che è la Precision Eyebrow Pencil, appunto crayon su sorcils, aspetta, ecco,
oltretutto dentro c'è anche il temperino, molto comodo. Solo che spero di aver preso la matita giusta, perché per bionde non è che ci abbia molto chicco, e quindi ho dovuto prendere questa, che come scrittura è questo, che per quanto possa essere chiaro non lo so, perché cioè io non so perché state vedendo questi colori così sfalsati, ma io non sono così scura. Boh, non sono così scura, non lo so, però comunque è molto scura. Però vedremo. Poi ho preso una lip pencil uguale a quella che avevo, perché la sto per finire, quell'altra che ho comprato l'altro giorno, che se non avete visto la haul la trovate sempre nel mio canale, e me ne sono presa un'altra, credo che sia uguale, sì, credo che sia la 311, sempre lei, ma è troppo bella, che poi me la state vedendo anche addosso, solo che adesso è modificata da un'altra passata di un'altra cosa. Una cosa che adesso non mi può mai mancare è questo qui, perché adesso sto facendo più tutorial, più cose col trucco, e quindi progetti vari, quindi pulisco molto di più i pennelli, e però lavarli sempre fa anche un po' male al pennello, e quindi ho preso questo brush cleanser, così almeno spruzzetto e vado. Però io mi ricordo, perché questo è da tanto che non lo compro, forse anche anni, però mi ricordo che era più grande, io non lo so, io gli ho chiesto, c'aveva la pupa in braccio che mi piangeva, allora ho chiesto alla tipa, scusa, non è che mi vai a prendere il brush cleanser? E lei mi ha detto sì, vado io, sì, però se era ritornata questa boccettina. Boh, vabbè, vabbè, comunque va bene, però io mai ricordavo che era più grande, non lo so, ditemelo voi se lo sapete. Poi ho preso questo correttore, che è il numero 01, quello proprio full coverage, quello più chiaro di tutti, ma non perché io ho tante occhiaie, perché alla fine le occhiaie ci vado bene, ma più che altro perché io faccio molto spesso, più nei tutorial, perché quando esco chi se ne frega, però faccio un po' di highlighting, e con questo dovrei riuscirci meglio, perché ho preso l'altro giorno una cosa per fare l'highlighting della Kiko che mi soddisfa, cioè nel senso ho preso quello liquido, ma quello che devi premere, ma una volta esce, una volta non esce, non mi sta piacendo troppo, e quindi ho preso questo, speriamo che insomma sia un po' meglio. Poi in realtà ho fatto una cavolata. Allora, una cavolata l'ho fatta perché da un po' di fretta, che la bambina appunto stava piangendo, e ho preso questa matita rosa per labbra, ma è un po' strana, nel senso è perlata e anche no, non so perché l'ho presa, sì, aspettate che non sta mettendo a fuoco, ecco, dai, metti a fuoco, dai, che c'hai l'automatico, tu devi mettere a fuoco. Vabbè, non so se quanto avete visto, però comunque non è che sia il massimo, non so perché l'ho presa, non ne ho idea, cioè perché da qua sembrava diversa, vabbè, fa niente, tanto mi serviva comunque. E poi questo, la base, allora, tasto dei lenti, io non ho mai usato una base per l'ombretto, cosa che usavo il correttore, però effettivamente adesso devo iniziare, quindi base per ombretto, primer, spero che non mi faccia male agli occhi, perché io sono molto delicata di occhi, quindi spero che questa base sia abbastanza buona. E niente ragazzi, mi sa che stiamo a 14 minuti, quindi avrei altre cose da farvi vedere comunque, di vari cosette, però le vedete comunque negli altri video, quindi alla fine diciamo che non importa se non, sì, scusate se mi tocco sempre i capelli, mi sto mettendo avanti, quindi non importa se non ve li faccio vedere adesso, perché tanto lo vedete comunque negli altri video. E poi ci sono alcuni regali che ancora devono arrivarmi, quindi lasciate fare. Comunque questi sono i regali principali, diciamo, che ho ricevuto, e molto molto belli. E volevo farvi vedere anche un'altra cosa, che sono, no, non ci, no, no, aspettate, dice, ma che sta facendo queste sono le mie nuove ciabatte che mi ha comprato il mio papino, e sono tanto comode, e le ho già storte, perché sono, perché io cammino tutta storta, e comunque sono queste, sono fatte tutte in pelo, belle, sono caldissime, sono tutte in pelo, sono troppo belle, sono troppo calde, e me le sto rimettendo. Io sono pazza, sono scema, però vabbè, comunque sì, insomma, questi erano più che altro, sì, magari mi allontano un po', questi erano più che altro i regali principali. Scusate se in questo video ho questa brutta voce, scusate se in questo video ho questa brutta faccia, però e sto anche un po' pazza. Oggi va proprio così, ragazze, è proprio... E mi sto dimenticando quello che vi stavo dicendo.
Sì, mi fa piacere parlare con voi, ormai è una cosa molto interattiva, anche per questo mi piacciono anche a me fare i vlog, perché con i vlog parliamo proprio, state a casa mia. Io infatti ve lo dico, quando faccio un vlog vi apro le porte di casa mia. Infatti questo video io sono sicura che per stringerlo un pochino, perché poi mi dispiace magari annoiarvi, vedrete magari i dettagli, ogni cosa che vi faccio vedere, tipo quando mi giro non ve lo faccio vedere, ma solo per avere più, no? Un po' più di stacchi, perché altrimenti vedete una che si gira ogni 5 secondi che mi fa vedere la roba così. Quindi niente ragazzi, sono super super raffreddata, scusate davvero, perdonatemi. Comunque, se ve li siete persi i video, perché ho visto che non ho tantissime visualizzazioni sull'ultimo, ma logico, eravamo tutti in vacanza, quindi però se vi interessa trovate appunto il videovlog di Natale, il videovlog della vigilia, il video sulla spesa che abbiamo fatto noi, che è un progetto che poi vi ne parlerò, un altro dei progetti che poi vi parlerò, e poi c'è anche un video haul di Kiko se vi interessa, e poi aspettate, devo vedere pure io, cioè nel senso non mi ricordo i video che metto, è bellissima questa storia. A proposito, dopo questo video voi vedrete il video dei appunto del coso là, del coso latte, proprio sciallo oggi, proprio no, del di Capodanno ve lo metto, però dopo quello di Capodanno se volete vi metto il What's in my iPhone, scrivetemelo qua sotto se lo volete, perché alcune me lo chiedono, però non so quanto vi possa interessare, quindi scrivetemelo se lo volete e io semmai ve lo faccio. Sì, comunque il video che ho fatto è trasformare un make up da giorno in uno da sera, che valeva per Capodanno però può valere per qualsiasi cosa. Il vlog di Natale, il vlog della vigilia, il vlog di mamma tanto caos prima di Natale, la haul di Kiko, l'obiettivo di fare spesa, il vlog natalizio dove trasformiamo tutta casa, il vlog del battesimo, la regina di nevi, il get ready with me, un vlog, un team mamma chiacchiere, quella vabbè la live e poi tutte le altre. Insomma questi sono gli ultimi, più o meno gli ultimi che ho fatto andando in ordine, trovate tutto nel mio canale insomma. E niente ragazze, io vi mando un grosso grosso bacio e dato che ho notato che siamo comunque non in tantissime, né su Instagram né su Facebook, io vi invito davvero a mettere mi piace su Facebook e seguirmi su Instagram e anche su Twitter se volete, vi lascio tutti i link qua sotto, perché comunque è un modo veramente carino per rimanere in contatto, per farvi gli affari miei ancora di più, quindi è carino insomma, a me diverte molto, spero che diverta anche voi, spero che vi piaccia e niente, io vi invito come sempre a farlo, ci sono tutti i link qua sotto e niente ragazzi, vi mando un grosso grosso bacio e la smetto di parlare e ci vediamo al prossimo video, che è appunto quello di Capodanno. Ciao, ma che brutto bacio. Ciao.